Leopold Flammenkrone, questo è il generale che hai scelto. Ed è una stella sola, Leopold, purtroppo. Beh, però uno shock di 3, questo non è male. Questo non è affatto male. Ok, basta con lo spionaggio. La spada. Full dall'alleata della Spagna. Ah no, perché è cattolica e gli spagnoli si sono proclamati defensor della fede cristiana. Madre de Dios, perché non intervengono sti pischelli? Ah, perché hanno soltanto 3.951 ducati di debito. Ciao Mattia, grazie per il follow e grazie anche a Perdido per il follow. E a, sì, Mattia 2000 Mattia. Sta roba mi fa sbellicare. Francoforte, Colonia, Münster, Memmingen. Li gestiamo da soli? Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Se attacchiamo il Württemberg? È Boemia, vero? Dimenticavo. Se attacchiamo la Boemia? L'Austria entra. Mi trovo anche contro la Borgogna, però. Vedremo, vedremo, vedremo. Per adesso prendiamo questa provincia che serve. Ad andare avanti con i sogni tedeschi. Attacchiamo a dicembre. Buono. Stop. Dichiariamo. Ora, per non sbagliarci. Ok, il morale ce l'abbiamo, bene. Scontro diretto. Qui Fulda la mettiamo sotto assedio. Poi dobbiamo vedere dove sono le altre città attaccabili. Scusa? A Memmingen. Allora portiamo un esercito a Memmingen. Così facciamo due assedi contemporaneamente. Poi vedo, io se riesco a conquistare Memmingen città libera sarei felice, però non ho il claim, esatto. Poi l'Austria me la richiede indietro. L'Austria la richiede, chiede la riconsegna. Vedremo. Intanto iniziamo con questi due assedi, velocizio a 4. Il nemico scende. Lascio che scenda, non me ne frega nulla. Milano ci ha annunciato come rivali. Ah! Prima che mi dimentichi. Grazie, Crimito Twitch, per il follow. Embargo a Milano, embargo a Mantova, embargo a Boemia. Questo ci porterà nel tempo ad avere la power projection un pochino più solida. Ok. È nata l'unione degli evangelici, signori. È nata l'unione degli evangelici, significa che presto la nostra alleanza con l'Austria verrà meno e dovremo prendere parte con i protestanti. Piccolo problema, il Brandeburgo è rimasto cattolico. Grazie al Zard84 per l'abbonamento Prime. Grazie mille. Io quasi quasi non entro in questa guerra, non prendo parte e vediamo che cosa succede. Anche per me, anche perché per quanto mi riguarda, la cosa più importante da fare per ora, onestamente, per me è continuare a rosicchiare province in Germania, essere amico dell'Austria, cattolica o protestante che sia. Ad esempio, la Boemia adesso è cattolica. È un problema. È un problema. 16.000 contro, probabilmente più di 16.000, vediamo che cosa riusciamo a combinare. C'è la probabilità che si perda questa battaglia. Erano quasi 20.000 loro, però li ho presi con un tempismo buono. Saccheggio di Memmingen, yeah! Perdiamo prestigio e tanti saluti. No, abbiamo vinto con un bel 5, che culo. Adesso possiamo andare a Paderborn a procedere con gli assedi. Allora, buttiamo Memmingen fuori dalla guerra. Se vi conquisto, signorotti, a parte che non accettano, parte una coalizione che ci toglie la pelle di dosso. Chiediamo i soldi, le war reparation e la rottura con chiunque. Quante alleanze hanno?
buono. Molto buono. Andiamo a Francoforte. Francoforte è una città molto ricca, perché c'è anche un trade center. Ok, potrei chiamare degli alleati in guerra che sono la Sassonia. Boh, lascio perdere. Allora, che cosa prendiamo? Prendiamo prestige per development per missionary, una roba del genere. Prima o poi l'Austria mi mollerà. E guardate un po' la Svezia, cosa sta facendo i danesi. È giunto il momento di migliorare le relazioni con gli svedesi. Ci sarebbe da pregare che gli svedesi diventassero protestanti e poi potremmo fare un'alleanza con una nazione tier 1. Perché la Svezia è una delle nazioni più potenti del gioco. Anche se parte vassalle e tutto quanto, hanno un set di idee, hanno una geografia, hanno province, hanno la figosità di essere svedesi, che li rende veramente forti. Oh, un po' di svedesi ubriachi che cantano per... Yes! Certo che la Svezia è raccomandata, lo so bene. Sweden is not overpowered, come dice un achievement. Oh, finalmente vedo in chat la gente che canta Falala. Lo stavo aspettando da tempo. Prendiamo una advisor che aumenti la disciplina, anche se di livello 2 costa un po', ma va bene così. Lasciate impazzita. Ok, Paderborn e Francoforte dovremmo chiudere la guerra. No, i ribelli protestanti, no. Ok, Paderborn è caduta, buttiamo fuori anche loro. Soldi e Forced Religion. Forced Religion fa incazzare l'impero, ma li convertiamo. Chi manca? Colonia. Ho dimenticato Colonia, ragazzi. Köln. Però dobbiamo ritornare a casa prima di andare su Colonia. Grazie Vivi Verde per il follow. Non ci si arriva. Però abbiamo occupato Westfalen, quindi può andare. Grazie The Juman per il follow. Ma l'audio non è un po' troppo alto se tengo Falala al massimo? È Paradox Christmas Carol questa canzone. Va bene. La facciamo ripartire da capo allora a bomba. Sentite queste musiche natalizie di Viking. La 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 la. Ma che bello il Natale con Europa Universale di Squadra saccheggiare la Germania. Che bei momenti. Velocizziamo perché qua Francoforte non cade, eh. Io volevo iniziare a vassalizzarmi i Bregenz. Ciao Nobilis. Ok, io direi di chiudere. Andiamo su Frankfurt che convertiremo. Soldi. Ah no, è già convertita, top. Steel Trade. E chiudiamo adesso con Würzburg. Dovremmo
Dobbiamo buttare fuori Colonia. Che due palle. Dobbiamo chiedere per questa cosa a Berg un diritto di passaggio. Treveri ce lo darà? Sì. Ok, portiamo il nostro buon Ernst von Rosenheim a Colonia. Come non... Oh. Grazie per i follower, RK90. Bene. Ci sarà uno scontro a Vestfalia e poi marceremo verso Colonia e dovremo chiudere la guerra. Doomsday! Signori, se abbiamo le notizie del Doomsday vuol dire che gli spagnoli hanno condiviso le mappe dell'America. E stanno già conquistando gli aztechi, gli spagnoli, eh. Gli inglesi hanno già colonizzato Newfoundland. I portoghesi, il Brasile. Ragazzi, è una partita relativamente storica nel Nuovo Mondo. Interessante. Grazie Sgargio per il follow. E Strasburgo dichiara guerra al Palatinato. Siamo semplicemente al top. Datemi soltanto un secondo. Ce la facciamo? Ok. Grazie anche a Paolo Peluzzi per il follow. Togliamo la pausa. Ok. Buonissimo. Chiaramente Colonia adesso accetta la pace e quegli altri si fanno conquistare. Pace bianca? Pace bianca. Buono. Ok, signori, abbiamo la città di Fulda. E adesso confiniamo con Hesse. Vassalizziamo Bregenz. Finalmente. E dobbiamo rompere Hesse e Treveri, dobbiamo rompere i diritti di passaggio. Dov'è Treveri però? Ah, scusate, abbasso perché la musica adesso è alta per me. Ah, qua. Questo è Treveri. Buono. Ok. Allora, a quanto development siamo? 280. Quando superiamo i 300, secondo me possiamo cambiare lo status da ducato a regno. Ci manca poco. Bamberg deve avere un regimental camp oppure... Rudore diventare protestante, no? Workshop o counting house in Straubing è abbastanza facile. Bene. I soldini mancano perché stiamo reintegrando gli uomini. E perché... Oh, sì, 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 sì. Questo è un erede, cazzo. Questo è un erede. Questo è un erede. Un bel 14. Basso nell'administrative, va bene, ma 266. Questo è un erede. Ho fatto bene a defenestrare quel piccolino infame. Si punta ad unificare la Germania, esatto ragazzi, questo è l'obiettivo della serie. Allora, Tech Administrative la portiamo qua, invece sulle idee possiamo già sbloccare un'idea di trade e guadagniamo più uno di prestigio perché sblocchiamo la terza idea bavarese e Global Trade Power più 20%. Adesso se guardo abbiamo sempre il 15% in Austria, che è un peccato. E dovremmo fare in modo di conquistare Regensburg, che però mantenendo lo status di Free City è un casino. Andiamo a dare un'occhiata a chi sta che tra i protestanti... Ragazzi, tra i protestanti c'è la Francia, c'è mezza Germania.
Tra i cattolici c'è soltanto l'Austria, la Boemia e la Spagna. E Milano. Io mi unisco ai protestanti, signori. Io mi unisco ai protestanti, quindi l'alleanza con l'Austria andrà a sfumare sempre di più. Lolo il Pongo, grazie. Da PC, grazie per il follow. E vediamo se gli svedesi iniziano a... Inizia una fase in cui con gli svedesi potremmo andare d'accordo. Chiediamo il diritto di trasporto, di passaggio. E continuiamo a migliorare le relazioni. Mettiamo anche un cuoricino se si può. Continuiamo a migliorare le relazioni con la corona di Svezia. Quella russa purtroppo non si può fare niente. La Polonia io la vedo come un nemico. La Lituania non si può fare granché. La Francia mi dice no, ho un'opinione di te orrenda perché sei alleato dell'Austria, chiaro. Ok. Io adesso inizierei a pensare ad espandermi Münster, Lucerca, Regensburg. Ok, sembra che il Württemberg, ragazzi, sembra che Stoccarda, su cui abbiamo il claim, non sia più protetta dalla Boemia. Vediamo. Esatto. Esatto, c'è soltanto Münster, Lucerca e Regensburg e io quasi quasi vado a fare anche questa guerra. Vado a fare anche questa perché... È il momento opportuno. Tiriamo su le truppe. Non abbiamo ancora 16.000 uomini qui. E si rompe l'alleanza con l'Austria. Lo sapevo. Io provo comunque a tenere le relazioni alte, ma qui si rompe. Qui si rompe l'alleanza con l'Austria, ragazzi. Però poi potrebbero partire altre cose. Perché Sassonia e Brandeburgo rimangono miei alleati, eh? Non sbagliamoci. Io senza Austria magari potrei iniziare a pensare alla Francia. Je ne sais pas. Allora, gli svedesi... La vedo difficile, però. Gli svedesi non riusciamo ad allearceli. Posso sfruttare l'Austria in guerra? Alziamo il trust nei loro confronti per fare il possibile. No, sono diventati ostili. Nulla da fare. Sono diventati ostili, ragazzi. Non abbiamo più rapporti con gli austriaci. Svezia, Military Access, Brandenburg, Alleanza, Saxony, Alleanza, Bregenz, Vassallo. No. No, ho sbagliato qualcosa. Ho fatto una cazzata di proporzioni giganti. Avevo messo Stoccolma come provincia di interesse. Grazie, Ant Magister, per il follow. Diamo un'occhiata alle potenziali alleanze adesso che l'Austria ci ha scaricato. Ma sono molti di più. Intanto vabbè c'è la Borgogna che... no. Attacca la Danimarca è meno 31, la Polonia è meno 36. Senza che io abbia fatto nulla. Miglioriamo le relazioni con i polacchi. Poi andiamo a vedere la Francia. E opinione meno 1000. Ah, se non avessero questa opinione meno 1000, ragazzi, ci potrebbe stare l'alleanza. La Spagna purtroppo è cattolica e difensore della fede e durante le guerre di religione saranno contro di me. Continuiamo a migliorare le relazioni con il Brandeburgo. Ma il Brandeburgo da che parte sta nelle guerre di religione? Non si è ancora schierato. Sì, mi danno i cuoricini francesi, però... Ah, buono, mi hanno tolto... Top. Facciamo una cosa, allora, iniziamo a lavorare... Iniziamo a lavorare anche di diplomazia a sto punto. Meno 13 e meno 46.
Bene, signori, sembra che possiamo iniziare a dare un'occhiata alla Francia e portarci da quel lato. Devo lavorare da quel lato. Però adesso devo togliere il secondo advisor disciplina. Oppure devo trovare un modo di guadagnare più soldi, perché così non andiamo bene. Stiamo spendendo troppo denaro. Ok. Teniamocelo finché non riusciamo a fare questa benedetta alleanza e basta il matrimonio reale e poi penso che l'alleanza scatti. Siamo a meno 42. Intanto do un'occhiata anche alla printing press che è presente in numerosissime città, anche se poco, però è presente. Quindi positivo. Porto a 4 la velocità. Quasi quasi, ragazzi, faccio una cosa che non ho ancora fatto da quando ho iniziato sta partita, ma rischiosa, però va fatta. Porto il mantenimento dell'esercito al 50% per mettere da parte un po' di soldi. Help the drone just follow. Grazie, grazie anche alle 1500, 1150, 15.800, non riuscivo a leggere il numero. Ok, grazie a tutti ragazzi per il follow. Ciao Ion, ciao Ion. Bello vederti qui. Ci stiamo avvicinando a una Francia matrimoniale. E finalmente sblocchiamo la 12 anche per la administrative, che significa adesso essere avanti con la tecnologia ancora una volta per 3 anni. E significa anche che magari sblocchiamo qualche idea. Perché le admin sono davvero buone. E non ne abbiamo sbloccate praticamente. Abbiamo le economiche che sono davvero buone. Oh no! Allora, la miniera di Eger ci dà un altro 480. Che voi direte? Eh beh, che cacchio, bravo, bene. Ni. Merda. Merda. Il Brandeburgo adesso rompe. Saranno mica entrati anche loro nella coalizione cattolica. Il Brandeburgo è entrato nella coalizione cattolica. Li sto perdendo tutti, uno ad uno. Fai il sondaggio per diventare protestante. Ok. Meno 100, cazzo. Meno 1, dai che matrimonio siamo a meno 1. Cesate, ti sei perso qualcosa. Sono diventato protestante nella scorsa live ieri sera. Vabbè, non è mica colpa tua, adesso. Volevo fare il birbone. Ok, ci sta il matrimonio. Ci sta il matrimonio. Ok, Brandeburgo ha rotto. Brandeburgo ha rotto. Praticamente sono adesso senza alleanze, ma la Francia il 19 di dicembre accetta l'alleanza con noi. Se qualcuno non mi attacca il 18, tipo in coalizione, tipo oggi. Signore e signore, i bavari e i francesi hanno creato l'asse birra champagne. Ok, andiamo bene. Andiamo molto bene. Abbassiamo adesso qualsiasi cosa avessimo con il Brandeburgo, la eliminiamo. La Sassonia rimane stranamente alleata, il che mi rende felice, ma anche strano. Faccio vedere però, a parte le mie battute lollose, la situazione religiosa in Europa. La Germania è completamente protestante, cioè l'Austria può fare quello che vuole, ma l'impero è protestante. L'Inghilterra anglicana, cattolici liberal, ortodossi in Russia. Liberal vuol dire ovunque. Lituania, vediamo il matrimonio. Sì, ci sta anche il matrimonio lituano adesso. Improve relation. Ah, la Sassonia è protestante, ecco perché. Easy peasy. Ok, a questo punto io pensavo di provare a fare un assalto al Württemberg. Che accetterebbe addirittura l'alleanza, tra l'altro. E avremmo soltanto i Bregenz con noi, chiaramente Münster, Utrecht e Regensburg. Sì, possiamo farla sta cosa. Oclean 018, grazie Grazie per il follow, Ion, scrivimi su Instagram, chiaramente poi dopo guardo i direct, adesso non riesco.
Ricket, non mi ero nemmeno accorto della live, ero occupato di diventare potenza egemone della flotta con gli inglesi. Grazie per il giro, Ricket. Sì, Bregenz è vassalla adesso, eh? È vassalla. E adesso dobbiamo fare anche un po' di vassal feeling. Grazie Sneepwolf per il follow. Niente, io direi di... direi di prepararci alla guerra. I cattolici sono pochi, ma forti. I protestanti sono molti, ma hanno e hanno la Francia. Fate un po' voi. Aspettiamo che sia giugno. O anzi, maggio, e attacchiamo Stoccarda per annettere anche queste province. Grazie Archenio per il follow. E la guerra dei 30 anni potrebbe partire molto presto. Sono leader Ah, merda. Dici che perdo lo status dichiarando guerra? No, non l'ho perso. Adesso sembra che non l'abbia perso, però, boh. Vediamo quando finiamo questa guerra che cosa succede. Ai noi. Questo però significa, non mi ero accorto di una cosa, io potrei far scattare la guerra dei 30 anni, allora. Oh, man. Prima era così, poi magari l'hanno tolto. Può essere. E ti dico una cosa, perdilo. Pff, io non gioco a EU4 da un sacco di tempo. Sono cambiato un sacco di cose. E sì, rischio di fare errori di questo tipo. Che magari per dichiarare una guerra perdo un. Ah, pensavo di poter diventare regno. No, posso solo fare il tier 6. Governo in capacity più alta oppure minimum autonomy in territories. Prendiamo lo stato, sono io. Che la governing capacity è buona, è cosa buona e giusta. Dai, facciamolo. Diventiamo defensor fidei. Missionari più 1, morale più 5, più prestigio. Bababà, siamo diventati. La Baviera diventa difensore della fede protestante. La situazione si fa sempre più calda per l'Austria. Che cosa abbiamo sbloccato? Mission fulfilled, quale? Qua, Fate Bastion. E per 15 anni è ancora più morale, bene. Sembra che la Baviera stia innescando una bomba a orologeria. Sembra proprio che stia facendo questo. Prima leader della coalizione, poi si allea con la Francia, poi diventa difensore della fede. Intanto a Vienna, nei corridoi del potere, si sentono piccoli passi di funzionari arrabbiatissimi e impauritissimi che devono andare a parlare con l'arciduca e si cagano in mano perché dicono: oh mio Dio, sta per scoppiare una guerra gigantesca! E intanto in Baviera invece siamo noi con i boccali di birra, in prosit, carichi come delle bestie, per iniziare a fare una cosa che potrebbe potenzialmente distruggere l'Europa. Ma noi non lo sappiamo e vogliamo lo stesso. Ok, fatemi chiudere questa guerra, però prima. Magari facciamo partire anche una coalizioncina, così poi la buttiamo in vacca con la guerra dei 30 anni. E. Oh, Gesù. Di nuovo Paderborn, il nostro vecchio amico. Allora, Regensburg. Force religion? No, dai! Ok. Convertiamo Regensburg, che adesso è città libera protestante, e chiediamo i soldi, bene. No, no, annetti Regensburg, ma stai scherzando, master? Annettere Regensburg significa esplodere. Perché mi parte una coalizione di una ventina di stati. Non sto scherzando, esplodi se ne fai una cosa del genere. Perché non è co-belligerante ed è una free city, ed è nell'impero. Un casino mostruoso. Ah, qui ho dimenticato che gli eserciti però vanno risistemati se stanno divisi. Ho bisogno di una cavalleria in più. Perché non crei una flotta? Cesar, ma che cazzo di troll sei? Sì, poi navighiamo sull'Isar. Certo. Perché non una flotta di astronavi, Cesar? Cosa ne pensi? Ok. Potrei vassalizzarmi questo. Sì, però.
Ok, stop. Allora, qui possiamo chiudere le offensive ed è fondamentale. Prendiamo più disciplina e recover morale. Benissimo.